Giuseppe Giorgianni, sono un consulente CNA, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese Artigiane Italiane, e sono anche il CEO di Nova Consulting, una società specializzata in internazionalizzazione delle imprese, strategy advisor e business developer. Sono qui ospite del ministro Caburigi perché hanno voluto fortemente la mia presenza per completare un'azione che abbiamo promosso in Sicilia di presentazione della Repubblica di Moldova, dove in quattro tappe e in quattro città diverse della Sicilia abbiamo presentato proprio il paese e tutte le opportunità di business che è presente. Il brand è ottimo, io sono stato qui parecchi anni fa, ho visto molto interesse in un periodo in cui c'era veramente fermento qui, quindi molti imprenditori italiani che venivano qui per investire. Poi c'è stato un calo circa 3-4 anni fa, ho visto un po' un calo di interesse. Adesso veramente di nuovo vedo l'entusiasmo di venire qui a proporre le proprie attività. Penso che l'Italia, e non per questo è il secondo partner con la Repubblica Moldava dopo i Paesi Bassi, è veramente strategico sia per la Moldova sia la Moldova per l'Italia. Perché? Perché il tessuto imprenditoriale italiano è per lo più composto dal 97% da piccole e medie imprese, che in un paese come la Moldova, piccolo ma di conformazione uguale a quella italiana, quindi anche qui la maggior parte delle aziende sono piccole e medie imprese, è proprio perfetto per creare nuove opportunità, nuove collaborazioni, soprattutto per avere le basi per dare opportunità ad ambedue i paesi. La Moldavia è una piattaforma di vendita avendo 8 zone franche, quindi si può emergere sul mercato russo. L'Italia è molto interessata. Sì, con le sanzioni degli ultimi anni l'Italia esportava parecchio in Russia e diciamo potrebbe essere un mezzo per arrivare in Russia superando queste difficoltà. E la Moldova è interessante perché comunque ha saputo creare attraverso vari accordi internazionali l'accesso al mercato globale, perché tu da qui puoi introdurre la merce in Europa, puoi introdurla in Russia, puoi introdurla in Asia. Quindi comunque è un fulcro da sfruttare, secondo me, per le imprese italiane, perché io rappresento l'Italia, ma in realtà comunque per l'Europa intera.